Cari amici, benvenuti in questo unboxing della Haul Crate. Ma come la Haul Crate di nuovo? L'abbiamo già fatta in passato e non ne si è ancora estinta. No, è tornata anche questo mese. Sai qual è il tema di stavolta? Lo steampunk. Ma come? Altre lettere, altre parole, guardatelo. Ma dai, non è che ti mora. No, vedi, lo dicevo io, è cattivo, è malvagio. Dai, tirati sul morale con questo. Che cos'è sta roba? Un gufo spilla. Un gufo spilla? Io ci vedo un gufo. Come ci vede un gufo? Voi che cosa ci vedete? Ma no, è chiaramente una cosa che va distrutta, no. Perché c'entra con il mondo dei libri. È una roba steampunk, quella è tutta una specie di versione tecnologica dimensionale dell'epoca vittoriana. Esatto, un guarda, po' metallizzata, diciamo. Qui le ali, poi è tondo come un gufo, gli occhi tondi come un gufo, due occhi come un gufo. Guarda, sta cercando di fuggire, vuole librarsi in aria e scappare via per evitare di essere infilato. Basta, utterò sempre i piedi per terra d'ora in poi. E ora abbiamo anche una saponetta. Non è una saponetta di quelle... Ah no, di quelle che danno in albergo, no, no, sei sicura? Vediamo un po' che c'è scritto Sparks Emporium. E abbiamo un anello. Sì, l'anello del potere, guarda, divento invisibile quando lo indosso. E questo anello, che cosa c'è? C'è qualcosa disegnato? Secondo me sono delle ali da gufo. Ancora ste gufi? Io vedo gufi da saranno tutto. Ali di pollo al massimo. Ma senti, farfalle, no, si mangia. Non è male, dai, un assaggino almeno. Quindi praticamente uno può usarlo come anello. Guarda che... Dai. Mai, no, no, non voglio. Dai, che schifo. Guarda, bello. Guarda, se avessi le unghie tinte. Hai ragione, aspetta, si rimedia come? Subito. Come si smalto adesivo. Come smalto? Steampunk anche questo. Steampunk smalto adesivo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che invece di stare lì con lo smalto e diventare matto, puoi direttamente spalmartelo sulle unghie come un adesivo. Adesso prendiamo le unghie di no, no, vieni, non usare, non usare. Quindi uno se le mette qua e se le direttamente appiccica alle unghie e c'ha tutto questo effettino colorato. Sì. Ma è assurdo! È fantastico! Cioè, per una persona pigra o che o cosa? Che non sa fare nell'arte, perché io non so te, ma io queste cose non le saprei fare col pennello. Bene, bene, direi che è l'ideale. Guarda, quasi quasi da domani inizio, sinceramente. Da domani inizio, tutti per vedere un video dove no! Le unghie colorate, no. Oppure si fa tatuaggi. Qui abbiamo dei tatuaggi, guardate, sì. Abbiamo anche degli ingranaggi che sembrano quelli fatti per il cervello di chi è per far ripartire il cricettino, poveretto, sono anni che ormai non dà segni di vita. E poi abbiamo anche queste cose giganti che uno si può fare magari come fossero dei braccialetti o con l'altro. Sì, più o meno. Carino, ma tanto io proprio non sono dell'idea. Ma abbiamo delle chiavi. È la chiave della libreria. La chiave, che schifo. Ah, così ci vado lì, ci butto tutto il fuoco e fiamme. Non si dà fuoco alle librerie. Questa in realtà è una collana, scommetto. Direi proprio di sì, secondo te che cosa dovrebbe essere? Esattamente un dispositivo di tortura medievale? No, guarda, è un elmo spartano per andare in guerra. Vuol dire a tutti gli atenesi, state attenti, stiamo per partire la marcia dei 300. Per me è una C. Come una C? Sembra... C'è una C. Sì, va bene, allora ci faccio la L qua e ci sta. Ah, oh, però L è più grossa, mi dispiace. Carina, tra l'altro, presso una collana è anche piuttosto leggera, quindi non dà comunque fastidio, secondo me, tenere al collo. Non mi sembra di essere decapitati sul momento. E poi abbiamo questo Barry 1860-1937. Questo è un cappello che mi sembra di aver già visto. Robin Hood! No! Certo! Quasi, è Peter Pan. No! 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 Tocca, non ti fai niente. No! Oh, che schifo! No, no, così. Ok, guardate, qualcuno ha già cercato di tagliuzzarlo prima. Purtroppo non ci deve essere riuscito per bene. Per morire, leggi questo libro, vedrai, è di una noia mortale. Ma non è vero, lo sto leggendo, sono qua. Sei qua? Bene, guardate lì. No, delle figure. E questo? È la lettera dell'autrice, di ringraziamento a chi sta leggendo il suo libro. Ma la prossima volta un selfie, almeno non lo devo leggere. E che è sta tipa? Cosa sta facendo? Sta volando con le ali steampunk, con le ali tipo il gufo, vedi? Sono le ali del gufo che te le prendi, le metti qui e poi vola anche il libro. Ah, che bello! Libro, via! Vola fuori dalla finestra! No, praticamente questo libro è ambientato in una onda post-apocalittica in cui sono morti tutti. Sì, soprattutto i librai, gli scrittori, la gente che legge. Ma dai, che cattivo!
No, scherzo, scherzo. Ma date un'altra dimensione, quindi se lo merita, non mica voi. Ma che personaggio? Perché ci sono delle persone che leggono una volta. Io leggo, e anche tu leggevi un tempo. Tanti anni fa, quando ancora i dinosauri popolavano l'Egitto. E le ginocchia. Le ginocchia, ce n'ho ancora uno da un po' di tempo, infatti c'ho un po' l'altro. Mettigli lo smalto a quel dinosauro, magari più allegro così. Ok, e ora abbiamo anche un piccolo spoiler per la prossima volta, che speriamo naturalmente non ci sia. Veramente è già in partenza la mia Hall Crate. Al momento, quindi arriverà. E abbiamo qui Royalty, ovvero il regno perfetto, è quello dove la lettura è stata bandita dalla legge. Sì. Ci andai a vivere subito. Ma il mondo ideale. Ah, è una cosa terribile. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa box Hall Crate. Speriamo che a Kira sia piaciuta. Sì. Visto che a lei piacciono queste cose stranamente, ovviamente anche io mi stupisco, ma purtroppo la camicia di forza sembra non farle effetto. Ma dai, fate sapere che cosa vi è piaciuto di più di questo unboxing. Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi e alla prossima. È così morbidoso, sotto non mi lasciano tocchignare la punta di una pecora. Ma dai, è appena visto un film di recente, non so se si capiva. Grazie a tutti, alla prossima con Yet and Love. Ciao.